Adesso vi faccio vedere la seconda parte con il Ferrari. Ho visto che vi è piaciuto l'altro video, quindi vi faccio vedere anche questo qui. Allora nonno, cosa abbiamo qui alla mia destra? Questa come si chiama? La Prezio. No, no, come si chiama il mezzo? Ah. Motocoltivatore. Motore, coltivatore, Ferrari. 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 Non si vede il modello. Se qualcuno di voi è esperto, sa il modello preciso, scrivetelo nei commenti, va bene? Va bene, ha 80 anni. Un piazzacco che c'è prima di cuore. Ah, questo 80 anni addirittura. Questo è prima di 70, ho capito. E io pagavo 2 milioni a quell'epoca. Ah, 2 milioni di lire. Poi avevamo da costine e mi diceva, ma questo che non lasciava la pietra. Cioè questo praticamente, nonno, è un trattore a due ruote praticamente. Sì, però... Sì. Vabbè, c'è un carro che c'è sotto il box. Se metto un carro... Ah, c'è un carro, hai il carro che ti puoi sedere? Sì, è vero. Ah, si può agganciare il carro e ti siede? Se attacco un carro io. Ah, sotto? Ah, hai capito il nonno. Quindi questo è proprio letteralmente un trattore, solo che lo puoi utilizzare anche... Allora, tu metti un carro, sì. Se la segni sono un carro, sì. E ti siedi. Allora nonno, tu mi stavi dicendo, questo trattore davanti al serbatoio, giusto? Dopo lo vediamo più da vicino. Raccontiamo un po' di storia. Questo qui l'avevi comprato per quale scopo? Per arare qualsiasi terra. Sì. Per arare qualsiasi terra? La prese... E poi stavo pure l'attrezzatura, non la tenevo, l'aratura che si attaccava da lì. Sì? Non la cattivo che raccattavo il trattore questo. Ah, è giusto, dopo hai comprato il trattore buono che almeno quello... Allora la brama da corsina e mi dicevano, papà, tutto tiene un motore questo e non tiene un coltivatore. Guardate, ci eravamo giù di stancare. Sì? Minchia. Anche se ha le marce, però è pesante. Regatene in mano. Altra cosa che dobbiamo dire alle persone, questo qui non ha il motorino di avviamento. No, no, c'è il motorino. Cioè, è questo però qua. È manuale. È manuale. Cioè tu devi mettere lì. La gomma, se metti quella, lo vediamo più da quella corda. Sì. Se tu togli. C'è una corda, vedete? Quella corda si mette davanti, si tira e parte la moto. Bravo, bravo. No, quante persone hanno perso le gambe per colpa di questo? Ma qua non si da parecchi, un braccio, mano. Perché questo è molto... Sono morto pure sotto questo trattore, a marcia indietro. Perché qualcuno si dimenticava la marcia perché... Come si chiama quello dietro, nonno, questo qui? La fresa? La fresa. Ed è originale Ferrari questo? Sì, 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 sì. Non è stato modificato nulla? Niente, niente, solamente che se rompi un piccolo facciamo saldare una cosa. Ah beh, questi sono trattori storici che non... Beh, che poi imparavano... è stato 30 anni da bascia d'acqua e sole. Che poi non sempre ce l'hanno messo qua, che sentivo che le hanno rubato. E allora lo trasi per qua in troppo. Perché ancora, nonostante siamo nel 2020, molte persone... Quanto una roba! No, una roba di tuo garage pure. Ah, addirittura? Addirittura. Addirittura dentro il garage? Una roba di tuo garage pure, rompono le sale cinesi. Questo nonno quanti cavalli è? Sai quanti cavalli è? 18 cavalli. Questo è 18 cavalli. E davanti c'è il serbatoio, giusto? Giusto. Ok. Questo qui che oltre quindi come applicazioni nella terra serve per coltivare il terreno. Per arare, no? Però no, viene frasare tutto a botte di presa. Sono le diente, apro la rete, vieni, vieni. Ok. Questa è la cosa, questa è la. Alza lui. Lui. Questo è quella rama, vedi come sono le diente, vieni. Ma
Madonna, lui non mi fa vedere quelle cose che diciamo mi fa vedere. Ah, ok. Alzi! Ah, si alza? Ah, proprio si alza. No, vedi, 3 metri, no, come sono le zappette. Avete visto? Quello lì però faceva anche un po' da protezione per le gambe, no? Quella copertura. No, questa copertura state miso. Sì? Mentre che si arrapa, no? Coprire un surco che era fatto. Ah, lo sporco, se no sali la terra dopo ti. E non ci vedi, ci stava rato. È un po' un parafango, no? Come un parafango, bravo. Ok. Perfetto, no, allora adesso lo vediamo da vicino, ok? Adesso sposto la telecamera e vediamo da vicino. Adesso vediamo il coltivatore Ferrari un po' da vicino. Queste sono le due ruote. E si traina. E si traina da qui. Volendo si può agganciare anche il sellino, no? E diventa proprio un trattore a tutti gli effetti. Ma il sellino sotto ha una ruota, cos'è? No, sono qua due ruote. Ah, più due ruote. Questo invece è il sotto dove c'è tutta l'attrezzatura. Ah, qui. Esatto, qui c'è tutta... c'è il cambio, vedete, qui c'è anche la scritta che vi dice è possibile l'innesto della retromarcia solamente con la presa di potenza in fondo. In realtà qui ci sono tante leve, questa per esempio da quanto abbiamo capito è il freno a mano, si tira e si attiva. Sì, adesso può scendere, no? Giusto? Sì, dopo lo rimettiamo a posto, ma è pesante, ecco perché. Qui ci sono i freni, giusto? Questi sono i freni. Ah, uno di questi mi ricordo, mica girava, no? No, questi sono le marce. Ah, questa sono la frizione? Ma è la frizione questa, tipo? Sì, quella è la frizione. E questa, e quale, ma tutte e due fanno da frizione? No, questa è la frizione. Quella a sinistra è la frizione? E poi sono le marce. Le marce. Questa qua? Sì? Faccio prima, seconda e terza. Questo fa prima, seconda e terza, ok. C'è la terza, sì? E fuce buono. Ok. La seconda, la prima di tutto. Questa qua. Ok. Allora, quella del da. Sì, quella di qua. Allora. Vedo un filo che va tutto qua. E arriva ai freni. Alle freni. Pure questa da. Ok. Questo qua si gancia. La prima verità c'è scritto qua. Ah, c'è scritto? Sì, è un po' arrugginito, quindi non si vede. Questo invece è il serbatoio, giusto? Quello è il serbatoio. Ok. E questo poi un motore. Ah, facciamo vedere. Facciamo vedere. L'iniettore? L'iniettore. Ok. Qui davanti c'è il motore di avviamento, giusto? Si mette la corda qui attorno, si tira. No, perché non so come abbiamo messo le marce, nonno. Se vai indietro faccio la brutta fine. Comunque questo è molto più piccolo, ovviamente lavora a un livello, a un regime più basso rispetto al trattore. Questo qua lo faccio indietro, quello lo fa 2 metri. Ah, lavori più velocemente. È più comodo, penso, più però comodo, quel trattore. Si stanche, questo è per veri coltivatori, per veri agricoltori questo. Sì, sì. Questo è per chi vuole spezzarsi la spalla. Ma però questo qua è un bel lavoro. È un ottimo operaio. Un bel, come si dice? Un grande agricoltore sono? No, non agricoltore. Non sono agricoltore. Come si dice? Un grande meccanico? Un grande meccanico. Bravissimo, stavo. No, ma dopo mi prendono in giro. Io sono un grande agricoltore, mi ribalto spesso su Farming Simulator. Però sono un grande agricoltore, soprattutto di sirene emergenza. Grande. Con il Ferrari e il nonno vi saluto sperando che sia un Ferrari, giusto nonno? È un Ferrari. È un Ferrari abbastanza. Si spera che sia un Ferrari, nel caso scriveteci voi nei commenti. Ha perso la vita per il trattore. Hai perso la vita? La vita. Cioè nel senso che hai perso tanto tempo, non che è ancora qui per fortuna. Un uomo di 91 anni, ancora vendetto per il trattore. 91, nonostante i 91 anni ancora mio nonno vorrebbe anche usarli, però ormai
non riesce a fare. Passa le chiavi ai nipoti adesso. Abbascia che le vede tutto contento. Basta che li vede ed è contento. È contento. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, lasciate anche un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un po'.